Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelle, vi parlo da Cassino, dall'Alta Terra di Lavoro. E stiamo qui questa sera per parlare ancora di arte napoletana, di arte della, che riguarda la civiltà napoletana. E siamo arrivati alla terza parte. E ormai l'ospite fisso è Enrico Fagnano, però. Come ben sapete, dovevamo fare una sola puntata, ma alla fine siamo arrivati a tre. E ci fermeremo qui, però, anche perché nonostante abbiamo fatto giusto una piccola infarinatura con lo zucchero a velo, siamo arrivati appunto a tre appuntamenti. Però ci piace, come sempre, far passare un breve video per presentare Enrico. Grande palazzo, il Palazzo Reale. Qui davvero è passata la storia. Lungo la sua facciata possiamo anche vedere i volti di chi ha comandato. Queste sono infatti le statue dei re e dei sovrani che hanno governato Napoli e il suo grande territorio. È una vera e propria parata di dinastie, di case reali. Si va dai re Normanni a Federico II di Svevia, da Alfonso d'Aragona. È proprio come sfogliare secoli e secoli di storia. Questa sera però concentreremo il nostro viaggio e il nostro racconto in un'epoca molto precisa, rappresentata proprio da queste due grandi statue di sovrani a cavallo, statue in bronzo, che non a caso si trovano proprio qui nel centro della piazza. Si tratta della statua di Ferdinando di Borbone e quella soprattutto di suo padre, Carlo di Borbone. È proprio con questi due sovrani che Napoli e il suo vasto regno conobbero il massimo del loro splendore. Napoli nella sua storia ha avuto una posizione di rilievo da sempre. È stata la più popolosa città italiana, la seconda in Europa dopo Parigi, nel mondo invece era la quinta. Sotto i Borbone era meta di studiosi e viaggiatori del tempo, ma soprattutto era la capitale di un grande regno, il più grande della penisola, che si estendeva per circa metà dell'Italia attuale, il famoso Regno delle Due Sicilie, anche se allora, come vedremo, ancora non si chiamava così. Su questo regno si è detto molto, è opinione diffusa che fosse un mondo retrogrado, con una povertà diffusa e soprattutto una burocrazia lenta, farraginosa e corrotta. E invece non è così. Anzi, era persino all'avanguardia in Europa in molti settori della tecnologia, dell'industria, dell'economia e soprattutto era ricchissimo di cultura e di tesori, tesori dell'arte. Ed è proprio questo che scopriremo ora con un viaggio, lo vedrete, davvero sorprendente nel Regno dei Borbone. Enrico, ciao, come stai? Benissimo, buonasera a te e ai tuoi spettatori. Senti, dimmi una cosa, mi avevi detto l'altro giorno, l'altra sera mi hai detto che ci sono state delle cose che avevi dimenticato e dobbiamo riprendere. Sì, più che dimenticato, il tempo è quello che è. Stretto. Quindi noi dobbiamo procedere un po' a tappe forzate. Però prima di andare avanti, io direi di tornare un attimo al 600, mi hai detto, sì, poi un paio di tappe del 700. Chiudiamo bene il discorso sul 600 e sul 700. Per quanto riguarda il 600, abbiamo detto che il nostro barocco ha avuto delle caratteristiche molto particolari. È stato un barocco che non ha voluto abbandonare, non ha voluto perdere la razionalità delle forme, è un barocco che non ha mai voluto eccedere nella decorazione e nelle forme. Abbiamo anche detto che per vedere visivamente, per comprendere cosa è stato il nostro barocco, bisogna guardare due cortili, anzi due chiostri. Il chiostro piccolo della Certosa di San Martino e il chiostro piccolo della Basilica dei Gerolomini.
sono questi due chiostri, questi due cortili, sono stati realizzati dagli stessi artisti, cioè Giovanni Antonio Dosio e Cosimo Fanzago. Questi sono gli artisti, il primo era toscano, il secondo era di Bergamo, che hanno caratterizzato il barocco napoletano. Ma quando abbiamo parlato della Certosa di San Martino, ovviamente il tempo non c'era per farlo, non abbiamo parlato della chiesa della Certosa. La chiesa della Certosa è un'opera veramente emblematica. Innanzitutto è emblematica perché rappresenta appieno il fenomeno della completa ristrutturazione delle chiese napoletane. Quella era una chiesa gotica, era una cattedrale gotica. Entrando in quella chiesa non si vede più nulla della struttura gotica. Anche le altre chiese gotiche napoletane furono trasformate, ma due di queste chiese hanno riacquistato l'aspetto originario, la chiesa di Santa Chiara e la chiesa di San Lorenzo Maggiore. E nelle altre chiese, il Duomo, la chiesa del Carmine e la chiesa di San Domenico Maggiore, sono rimaste delle strutture gotiche. E lì non è rimasto niente, come se quella chiesa fosse stata fatta di nuovo nel Seicento. Ed è quella chiesa un vero e proprio museo del barocco napoletano. Quindi rappresenta emblematicamente questo fenomeno della ristrutturazione delle chiese a Napoli. E poi rappresenta un'altra cosa importantissima, la fusione dell'attività degli artisti stranieri con gli artisti napoletani. Questa è una cosa alla quale abbiamo accennato più volte, abbiamo visto che anche nel Rinascimento Alfonso d'Aragona ha portato a Napoli importantissimi artisti stranieri, ma in quella chiesa gli artisti stranieri e gli artisti napoletani lavorano fianco a fianco, cioè nella stessa cappella c'è l'opera di un artista straniero e di un artista napoletano. Questi artisti stranieri che vengono a Napoli si napoletanizzano, cioè si adeguano al gusto napoletano. Quindi quella chiesa è probabilmente il simbolo del nostro Seicento, del nostro barocco. Beh, Enrico, c'è da dire una cosa, che questo testimonia che Napoli è stata autenticamente la prima città cosmopolita dopo la caduta dell'urbe di Roma. Quindi tutti venivano a Napoli. Era il cosmopolitismo di Napoli è stato unico nel suo genere. E non credo che ancora oggi ci sia qualcosa come Napoli, perché tutti comunque vogliono venire a Napoli, tutti si confondono, è come se avessero tutti una nuova nascita quando vengono a Napoli. Sì, ed diventano napoletani. Cosimo Fanzago, che era di Bergamo, lo consideriamo napoletano. Cioè per noi è colui che ha dato l'impronta al nostro barocco, ma in questa chiesa della Certosa di San Martino abbiamo veramente, penso quasi tutti gli artisti, se non proprio tutti gli artisti stranieri che hanno operato a Napoli, perché abbiamo il Ribera, che era spagnolo, abbiamo il greco Belisario Corenzio, abbiamo il romano Maratta, abbiamo il toscano Pietro Bernini, che è venuto a Napoli giovane e è diventato napoletano, e tant'è vero che Gian Lorenzo Bernini nasce a Napoli nel 598 da madre napoletana, sì, quindi, perché il padre oramai si era napoletanizzato, era diventato, ma come dicevi tu prima, si confondono con i napoletani, cioè questi artisti. Tu devi andare a vedere la biografia, dove sono nati, per capire che non sono napoletani, perché in realtà lo sono in tutto e per tutto. E poi, tra l'altro, in quella chiesa lavora anche un grandissimo pittore di Parma, Giovanni Lanfranco, che decora il soffitto e diventa questo suo lavoro proprio un punto di riferimento da quel momento in poi. Per la decorazione delle chiese. Quindi accanto a tutti questi stranieri ci stanno poi tutti i grandi napoletani, tutti i giganti della pittura napoletana: Massimo Stanzione, Battistello Caracciolo, Francesco De Mura, Francesco Solimena, Luca Giordano. Sì, perché io sono qui a Cassino, a Monte Cassino, è pieno di pittori napoletani, tra cui Luca Giordano è quello più presente. Sì. Guarda, nella chiesa di San Martino c'è anche un tuo compaesano, c'è anche il Cavaliere d'Arpino, tra i tanti artisti. Sì, un conterraneo, quello era di Arpino, quindi dell'Alta Terra di Lavoro, è il compaesano di Raimondo, quello che cura, che
quelle locandine e quelle sigle che ti piacciono tanto. Sì, quindi c'è proprio, è una chiesa che è un capolavoro, è di una bellezza sconcertante, non usciresti più, ed è il risultato di tutto questo, cioè di un lavoro d'equipe, di un gruppo di artisti che venivano quasi da tutta l'Europa, anche francesi ci sono stati, anche artisti. Il San Martino, per esempio, ha lavorato in quella chiesa, il San Martino che ritroveremo tra un po', quando logicamente, sicuramente, dovremo fare qualche cenno al Cristo velato. Quindi questa chiesa è un punto di riferimento assoluto del nostro Seicento. Tant'è vero che io ho pensato di fare una guida di questa chiesa, una guida particolare, molto, molto sintetica, nella quale prendo veramente sotto braccio il visitatore e lo porto insieme a me a vedere tutte le opere che ci sono, appunto facendogli vedere tutte queste opere che veramente sono una accanto all'altra di autori. Veramente questa guida l'ho quasi terminata, per dirti la verità, l'ho cominciata ieri e pensavo di spedirtela tra domani e dopodomani, in modo che con le tue newsletter integri le cose che dobbiamo per forza dire piuttosto velocemente a voce nelle trasmissioni. E quindi così scivola via il 600 e arriviamo al nostro 700, sul quale c'è ancora qualcosa da dire. Il nostro 700, la prima metà del 700 è caratterizzato da tre architetti napoletanissimi, cioè proprio nati a Napoli e totalmente napoletani. Come si dice, nati, cresciuti e pasciuti. Nati e cresciuti a Napoli e che facevano il bello e il cattivo tempo. E questi tre architetti erano il famosissimo Ferdinando Sanfelice, che era avvantaggiatissimo rispetto agli altri perché lui apparteneva ad una famiglia nobile molto importante, era imparentato con la maggiore quantità, con i più importanti nobili napoletani, quindi tutte le famiglie facevano a gara per accaparrarselo. Perciò poi lui è famoso principalmente per i palazzi, perché tutte le famiglie nobiliari volevano che fosse lui a ristrutturarglieli. Però comunque ha lavorato anche nelle chiese Ferdinando Sanfelice. Non ci dimentichiamo che la decorazione rococò della chiesa di Santa Chiara, che è andata bruciata con la bomba incendiaria, era sua, era una decorazione importantissima. E poi ha fatto tante altre chiese, ha lavorato anche nelle chiese, ma principalmente ha lavorato, è famoso per i palazzi. Poi c'era Domenico Antonio Vaccaro. Aspetta un attimo, scusami Enrico, una curiosità. Io facendo il Miglio Sacro ci fecero vedere a fianco il palazzo dove è cresciuto Sant'Alfonso Maria dei Liguori, la prima scala a chiocciola realizzata nel mondo, che tutti quanti quando fecero questa scala a chiocciola lo chiamavano Peppino Lieve da sotto, perché tutti pensavano che cadesse, invece sono 300 anni che sta sempre là. Non è stato San Felice che l'ha fatta. Ma questo fatto lieve da sotto è proprio, veniva proprio detta delle scale di San Felice, perché sembrava. Allora è stato lui aver fatto quella scala a chiocciola. Poi se qualcuno ci sente e dice che siamo caduti in errore, siamo contenti, però non ricordo quel nome, però quella prima scala a chiocciola che poi ti ripeto, ti posso ragionevolmente confermare che stiamo parlando di San Felice, perché è proprio era un modo di dire all'epoca che riguardava tutte le sue scale, che sembravano il palazzo dove è cresciuto Sant'Alfonso Maria dei Liguori alla sanità, e la chiamava lieve da sotto, e fu la prima volta che lo fecero e praticamente pensavano che cadesse, ancora sta là. Che stanno ancora lì, sì. Aveva un'idea molto particolare, lui voleva fare delle scale che si potevano fare, che si potevano percorrere senza troppo sforzo, quindi le faceva appunto in maniera più lineare rispetto agli altri architetti. Quindi, ma il San Felice ha fatto anche molte chiese, per esempio la chiesa nel Bosco di Capodimonte, la chiesa di Sant'Antonio di Capodimonte, che era la chiesa del villaggio degli artigiani della ceramica, è sua, perché lui cominciò
il parco di Capodimonte l'ha cominciato lui e poi è stato terminato da Domenico Antonio Vaccaro dopo la sua morte. E poi dicevamo, scusami se ti ho interrotto, quindi dopo San Felice stavi parlando di, erano tre gli artisti. No, dopo San Felice l'altro suo antagonista, l'altro grande protagonista era Domenico Antonio Vaccaro, che abitava sui quartieri spagnoli, e quindi all'epoca ogni architetto aveva un piccolo feudo nella zona in cui abitava, e quindi tutte le opere importanti dei quartieri spagnoli le ha fatte Domenico Antonio Vaccaro. Ha costruito il Teatro Nuovo, per esempio, e poi ha costruito proprio vicino al Nuovo la Chiesa della Concezione a Monte Calvario, che è considerata un vero e proprio capolavoro dell'architettura, perché è una chiesa nella quale era impossibile costruire le finestre perché non c'era lo spazio per farlo, e quindi lui dovette inventarsi delle soluzioni all'epoca veramente visionarie per poterla illuminare. Quindi dovette illuminarla dall'alto e riuscì in un'opera molto pregevole. Poi il terzo era Mario Gioffredo. Mario Gioffredo era un po' più giovane di questi due architetti che ho nominato, eppure lui comunque si era affermato e stava lavorando molto a Napoli. Ma quando nel 1750 vengono a Napoli Luigi Vanvitelli e Ferdinando Fuga, il Gioffredo rimane spiazzato, rimane quasi senza lavoro. E quindi, poiché lui era anche ingegnere, cosa fece? Andò in Calabria, a Mongiana, a dirigere l'acciaieria di Mongiana. Quindi andò più di 10 anni a Mongiana. Ristrutturò l'acciaieria, e poiché lui se ne intendeva anche di questo tipo di attività, la diresse fino a quando non fu chiamato a Napoli a sostituire il Fuga, che nel frattempo era morto. Ora, a metà del Settecento, la scena cambia, perché arrivano questi due grandi nomi da fuori, voluti da Carlo III, per ristrutturare Napoli, per dare a Napoli un volto europeo, un volto nuovo. Un volto illuminista, perché il neoclassicismo nasce con la volontà dell'illuminismo, che bisognava recuperare il paganesimo e cancellare tutto quello che apparteneva alla Chiesa cattolica. Anche a livello antropologico ci furono dei testi che poi andarono in giro, ma anche in clandestinità, dove praticamente si esaltava il paganesimo e i popoli italici, preromani. Pensa tu. Perché bisognava recuperare, bisognava dare, cominciò la guerra alla Chiesa cattolica, dell'illuminismo, illuminismo, massonerie, e quindi il neoclassicismo nasce anche per quello, poi aiutato dalle scoperte di Ercolano e Pompei. Là è stato tutto lì, le scoperte di Ercolano e Pompei sono state quello che hanno fatto esplodere questa voglia di imitazione dell'antico. Quindi nel 1750 viene a Napoli Lodewijk van Bittel. Lui era di cittadinanza olandese, ma viveva a Roma, dove lavorava pure. Quindi, venuto a Napoli, il re Carlo III gli cambia il cognome e gli dà la cittadinanza napoletana. E poi, sempre pochi mesi dopo, viene a Napoli Ferdinando Fuga per costruire il Palazzo dei Poveri. Il Palazzo dei Poveri fu un'opera colossale per l'epoca, ma è un'opera molto importante anche da un punto di vista culturale, non solo da un punto di vista architettonico. Non fu solamente l'edificio di maggiori dimensioni mai costruito fino a quel momento, primato che ha mantenuto fino all'inizio del Novecento, ma fu anche un'opera molto importante da un punto di vista del pensiero. Perché a Napoli si era affermata la posizione di Sant'Alfonso dei Liguori, il quale era contro la carità fatta in maniera esagerata, esasperata. Lui pensava che gli uomini dovessero praticare la solidarietà. Lui aveva un pensiero molto, molto semplice su questo. Diceva: noi uomini siamo dotati della ragione, il Signore ci ha dato la ragione, se ce l'ha data è perché la dobbiamo utilizzare, altrimenti non avrebbe senso, e dobbiamo utilizzarla sempre, anche quando facciamo la carità.
all'epoca si era sviluppata una pratica di carità esagerata. Era ancora la conseguenza delle teorie del Concilio di Trento. Quindi c'erano delle persone che veramente si riducevano in miseria per praticare la carità. E questo era un fatto estremamente negativo per i singoli e per la società. Sant'Alfonso de Liguori si oppose a tutto questo e diffuse, cioè praticamente da Napoli nasce questo nuovo orientamento. E il primo seguace di Sant'Alfonso de Liguori era proprio Carlo III, protettore e seguace. E quindi quando Carlo III decide di fare l'albergo dei poveri di Napoli e di Palermo, lui segue l'orientamento, le indicazioni date da Sant'Alfonso de Liguori, e queste non devono essere opere nelle quali la gente viene accolta, nelle quali viene fatta la carità alle persone ospitate. Queste persone devono lavorare, devono produrre, devono imparare un mestiere. Difatti una cosa poco nota è che il Palazzo dei Poveri è pieno di laboratori. C'erano laboratori, tuttora chiusi ovviamente, c'erano laboratori di ceramica, laboratori nei quali si imparava a lavorare il metallo. La mitica fonderia Chiurazzi aveva la sua sede nel Palazzo dei Poveri e quindi si doveva imparare un mestiere. Perché? Perché dopo, al più presto possibile, dovevi essere in grado di camminare con le tue gambe, in modo che potevi essere sostituito da un altro. E insomma, questo è il concetto di solidarietà, non è il concetto di una carità fine a se però stessa. Attenzione, c'è qualcos'altro però, Enrico. Sì, vai. C'è qualcos'altro. Quando arrivò Carlo, i movimenti europei, che erano illuministi, stavano cominciando a chiudere molti ordini monastici che fino a quel tempo si preoccupavano della carità dei poveri. Quindi quando venne Carlo, anche a Napoli furono chiusi moltissimi conventi, moltissimi monasteri, molti ordini furono soppressi. Se ne parla poco perché poi noi siamo napoletani, amiamo i Borbone, però siccome li amiamo così tanto e siamo così napoletani, non abbiamo paura di dire le cose che non ci piacciono, che non piacciono a molti, ma è vero, bisogna dirlo. E allora che cosa è successo? Che praticamente tantissimi di questi poveri che trovavano la carità nei monasteri si trovavano all'improvviso veramente in mezzo alla strada. Quindi nasce però il concetto di solidarietà, come dici tu, dello Stato laico, che comunque anche nei monasteri loro trovavano, dovevano, soprattutto gli orfani, dovevano comunque imparare un mestiere. Il problema è che lo Stato si cominciava a far carico del welfare, diciamo, che oggi viene chiamato in questo modo. Sant'Alfonso Maria di Liguori era collegato a Carlo, ma poi si raffreddarono i rapporti con i Borbone, perché infatti lui fece l'ordine dei redentoristi, ma soprattutto con il figlio ebbe un grandissimo problema, perché noi parliamo di Napoli, ma nel regno poi, quel periodo, in attesa che venissero fatti altri ricoveri di tipo laico e chiusi molti ordini monastici, veramente la povertà era sbattuta in mezzo alla strada. È stata una transizione molto dolorosa. Sul fatto dell'albergo dei poveri, è vero, là venivano pure addestrati, venivano pure, facevano corsi di formazione già i primi meccanici, poi successivamente quelli che dovevano lavorare nelle seterie e negli opifici dell'alta terra di lavoro, dell'alta terra di lavoro del Matese, di Isola Liri, lavorando nel Matese soprattutto per la EGG, uno svizzero che arrivò da, fu portato successivamente da Ferdinando, e quindi lì venivano proprio, c'erano proprio una specie di scuole professionali, se possiamo dire oggi, anche per Mongiana, anche per poi Pietrarsa. Quindi il concetto era molto, era un concetto già presente a Napoli, perché i conservatori musicali, si chiamano conservatori, nascono a Napoli nel 600, i conservatori, perché praticamente gli orfanelli dovevano comunque andare nella società e imparare un mestiere, ma imparare addirittura l'arte. Quindi ci fu una transizione dolorosa, non da poco. Infatti, soprattutto con Ferdinando, Sant'Alfonso ebbe dei grossi problemi. Però il fatto del, come dici tu, dell'albergo dei poveri,
è stato qualcosa di veramente innovativo dal punto di vista laico, fu eccezionale. Sì. E purtroppo, quello che mi duole dirlo, un'opera del genere che sta lì a Napoli, inutilizzata o parzialmente, che potrebbe veramente avere qualcosa, dare da qualcosa di veramente incredibile. Però Napoli non è più capitale, è un capoluogo di provincia, un capoluogo di regione, e quindi dobbiamo accontentarci di vederlo e pensare cosa c'è dietro quell'edificio. Scusa l'interruzione. Quell'edificio è enorme, veramente si potrebbe fare tutto quello che vuoi, si può fare tutto, là. Si potrebbero fare dei teatri lì dentro, si potrebbe fare un museo con tutte le opere d'arte che non sono esposte. Ma quello che vuoi, ma si poteva già fare. Basta pensare che hanno innalzato quegli obbrobri dei centri direzionali, tutti quegli uffici potevano essere messi là. Ho fatto un esempio banale. Sì, tanto per farne uno, ma è un dolore vedere una struttura come quella, così importante. In qualsiasi altra città del mondo sarebbe utilizzata. Ma Napoli non è più capitale, ma non è più neanche una città allora a questo Napoli, punto. Ma no, ma è lo specchio dell'Italia che adesso è diventato lo specchio dell'Europa, è un capoluogo di regione, dove sì. Addirittura ultimamente i giacobini a Napoli hanno il potere in mano e la stanno distruggendo. Stato distruggente, addirittura oggi conta più Salerno politicamente che Napoli, però ha vissuto periodi peggiori, passerà anche questo per Napoli, certo. E quindi per quanto riguarda il Settecento, forse un'altra cosa va segnalata: la presenza di questo grande architetto romantico, originario sempre della Toscana, tanto per cambiare, Antonio Niccolini, il quale ha ristrutturato il San Carlo, lo stava già ristrutturando prima, ma poi lo ha dovuto ristrutturare per forza dopo l'incendio, e poi ha costruito la Villa della Floridiana, cioè tutto il parco della Floridiana e l'edificio sono stati ristrutturati da questo architetto, e quel parco è un parco romantico, con finte rovine romane, finte grotte. Meraviglioso quel parco. Meraviglioso, è una meraviglia. E in quel parco c'è un gioiello, un gioiellino proprio dell'architettura napoletana, che è il Teatro della Verzura. C'è un teatro che questo architetto ha realizzato proprio in mezzo alla vegetazione. Ovviamente è inutile dire, Claudio, che non si può visitare, è chiuso, ovviamente. Io l'ho visitato perché 20 anni fa se lo fecero visitare, ma fui fortunato. Perché quella domenica pioveva, la stava aperta, lo visitammo, veramente un gioiello. È un gioiellino, sì, è un gioiello. Sì, vabbè, certo, io pure sono andato tante volte alla Floridiana fino a quando non sono riuscito a vederlo. Però, ecco, devi sapere che ci sta, devi andare apposta a cercare di superare i controlli, perché poi... dovrebbe far parte di un circuito turistico, dovrebbe essere visitabile. E un altro piccolo gioiello... E la villa a fianco, che per ora mai è privata, Villa Santa Lucia, che prima faceva parte della Floridiana. Possiamo quindi dire questo... perché si chiama Floridiana, perché fu costruita. Ah, sì, certamente. E fu donata alla duchessa di Floridia, che era anche principessa di Grifeo. Tant'è vero che... di Grifeo, il marito era principe. Lei era duchessa di Floridia. Ed è la moglie morganatica di Ferdinando I. Morganatica non significa niente di strano. Il matrimonio morganatico è un matrimonio come tutti gli altri, solo che i titoli nobiliari non passano. Quindi lei non ha mai acquisito i titoli nobiliari di Ferdinando, è un fatto solo, diciamo, formale. Però all'epoca non sembrava opportuno sostituire la regina morta con questa nuova regina. Quindi furono marito e moglie a tutti gli effetti, ma non passarono i titoli, né dall'uno all'altro, né da lei a Ferdinando. Però lei ebbe quel parco e i suoi figli hanno costruito poi il Parco Grifeo, che è un capolavoro. Il Parco Grifeo è stato costruito nella seconda metà dell'Ottocento, e l'architetto che ha realizzato quasi tutte le opere che stanno in questo parco fu Lamont Young. Lamont Young, a dispetto del nome,
e del cognome, era un architetto napoletanissimo. Parlava addirittura il dialetto napoletano, parlava in napoletano, scusami. La lingua napoletana, non dialetto. Parlava in napoletano. Eppure, pur essendo di pelle scura, perché lui era figlio di una principessa indiana e di un nobile. Era un James Senese Andelitram. E questi due nobili, guarda caso, dov'è che vennero? Nell'unica città che all'epoca consentiva ad una indiana nera e ad un bianco e ad un nobile scozzese di vivere la loro vita in santa pace, cioè vennero a Napoli. E la Montaigne nasce a Napoli, è cittadino napoletano, e per tutta la vita si è battuto per Napoli, e addirittura ha dilapidato il patrimonio familiare, che non era roba da poco, perché lui ereditò sia dalla madre sia dal padre, per combattere contro la speculazione che venne fatta a Napoli durante il risanamento. Lui, ogni progetto speculativo fatto da queste imprese del risanamento, ne presentava uno suo. E, però non possiamo parlare del risanamento stasera, se no non ne veniamo più fuori. Poi un giorno, un domani, affronteremo anche questo discorso, perché non so perché del risanamento si parla pochissimo, eppure è stata una delle peggiori operazioni speculative fatte sulla pelle di Napoli. Ma a che epoca ti riferisci? Il risanamento inizia alla fine del 1880, inizia verso la fine degli anni 80, quindi verso il 1888-1890. Parliamo quindi del De Pretis. Sì. Difatti ci sono delle pagine di fuoco di Matilde Serao contro i politici italiani che stanno rovinando Napoli, nel ventre di Napoli. Che sono proprio un'accusa terribile nei confronti dei governanti italiani. E mentre dicevi questo, mi stava venendo in mente il fatto che è una caratteristica che tantissimi italiani nati a Napoli pensano solo a distruggere e a divorarla Napoli, e poi invece trovi i mecenati che vengono da fuori che l'amano così tanto che ci rimettono i propri patrimoni per poterla. È una caratteristica. Sì, ma la Montaigne non si considerava napoletano, Claudio? Lui si considerava napoletano a tutti gli effetti. Sì, però sto dicendo, è una costante vedere gente che viene o di origine straniera o che viene da fuori e che abbraccia Napoli come un figlio, come una figlia. Napoli mentre c'è stato chi l'ha proprio adottata come una propria patria, Poi, mentre invece tantissimi italiani nati a Napoli, invece, ancora oggi, sì, la sfruttano per la ricchezza personale. Vabbè. Comunque, io non pensavo proprio di mettere in mezzo il discorso del risanamento, però, Claudio, almeno privatamente ne dobbiamo parlare un po'. Ma noi possiamo pure più in là fare una trasmissione dedicata al risanamento. Sì, io però farei questo. Se tu sei d'accordo, farei prima dei pezzi scritti per preparare spettatori a questo discorso, perché il discorso del risanamento è molto delicato. Ma torniamo al Settecento. Il Settecento, abbiamo detto che a Napoli ha avuto una presenza importantissima, che è stata quella del Canova, addirittura ha lasciato un'impronta così forte nella città che si potrebbe organizzare un tour canoviano a Napoli. E questo abbiamo detto l'altra volta. Ma Canova, quando venne a Napoli, si innamorò di un'opera, Claudio, e disse: vorrei dare 10 anni della mia vita per aver fatto io questa opera. Stiamo parlando del Cristo velato, capolavoro assoluto della scultura del Settecento, è talmente un capolavoro che sembra impossibile che sia stata realizzata un'opera del genere. Ma il San Martino non è stato solo lo scultore del Cristo velato, ha imperversato in tutto il sud, non solo a Napoli, ha lavorato dappertutto. Non dimentichiamoci che il San Martino, lì è tutto il tempio della il tempio dove sta
quello è un tempio vero e proprio, dove sta il Cristo velato, la cappella di Sangro, che là in San Severo, che è un capolavoro incredibile. Quello è un capolavoro assoluto, sì, lì veramente, ecco, ritorniamo al discorso che abbiamo fatto prima a proposito della certosa di San Martino. Là, artisti stranieri importantissimi, e artisti napoletani hanno lavorato insieme creando quel capolavoro. Ecco, se la certosa di San Martino può essere l'emblema del nostro Seicento, l'emblema del nostro Settecento può essere la cappella San Severo. Beh, ci sta pure il Palazzo Reale a Capodimonte, il Palazzo Reale di Caserta e tante cose. Sì, diciamo con onestà, diciamo, bisogna come anche dire... Come edifici religiosi, Claudio, come edificio religioso, come chiesa, sì, va, diciamo. Con onestà bisogna anche dire che la cappella San Severo è anche infarcita di simboli massonici, questo lo sappiamo, si vede, sì, sono sì, evidentissimi. Questo lo sappiamo tutti. Però un'opera d'arte. Assolutamente, va bene. Una cosa importante da dire è che San Martino era un presepista, perché poi a Napoli esplosa nel Settecento l'arte abbinata con le sedi di San Leucio, scoppiò l'arte del presepe, dei presepisti, dei pastori, pastori presepi. Noi abbiamo fatto anche con Serroni due convegni sui presepi napoletani, uno qui a Caprile e poi pure lo stesso a Napoli. E scoppiò veramente lì altre opere d'arte incredibili, a fare delle cose così piccole. San Martino era uno di loro. Sì, ma vedi, in fin dei conti questi discorsi che facciamo un po' si inseguono, perché noi abbiamo parlato della certosa di San Martino, ma la certosa di San Martino è il museo dei nostri presepi, e in quel museo ci sono dei pastori di una bellezza direi quasi inimmaginabile, proprio del San Martino, e anche degli altri scultori del Settecento. Anche il Bottigliero o Bottiglieri ha fatto molti pastori. Cioè l'artista napoletano del Settecento, importante, di nome, non riteneva che fare un pastore o fare un presepe fosse un'opera secondaria, la considerava un'opera d'arte come quella fatta con il marmo. Anche perché è molto difficile. Io non so fare né le une né le altre, ma sinceramente quando vedo certi pastori, ancora oggi ci sono degli artigiani napoletani che fanno delle vere e proprie opere d'arte, e io penso che siano delle cose per le quali veramente ci vuole un'abilità enorme. Sì, poi ci fu l'esplosione con l'abbinamento delle sederie, con la sede di San Leucio, no? Sì, perché avevi anche il tessuto adatto che rendeva ancora più prezioso il lavoro che si faceva. Ma anche su questa storia dei presepi, Claudio, ma non per tirare fuori sempre lamentele o per fare sempre il vittimismo. Quando fanno i servizi sui presepi, su San Gregorio Armeno, per televisione, ma cosa fanno vedere, Claudio? Fanno vedere tutta una serie di pastori folcloristici, il pastore con la mascherina, De Laurentiis, Maradona, Totò. Ma perché non fanno vedere quei presepi e quei pastori artistici che sembrano veramente dei quadri del 600, del 700? Perché? Perché siamo sempre lì. Perché a noi è concesso il turismo, ce lo devono concedere per forza, perché oramai non è più possibile tornare indietro. Ma quale turismo? Il turismo di massa, non ci è concesso il turismo d'élite. Per esempio, in qualsiasi città del mondo, tutte quelle opere che io ho detto del Canova verrebbero pubblicizzate, verrebbero messe in prima pagina. Invece lo sai, Enrico... Napoli però non ha il turismo d'élite, ma ha il turismo di nicchia, l'uomo di veramente colta che da solo sa che deve venire, sì, a Napoli. Ma ci deve arrivare da solo, Claudio, deve essere indirizzato. Te l'ho detto, il turismo d'élite è un turismo che porta molti soldi, è il turismo che... È un mantra, Enrico, Napoli starà peggio, ma noi staremo tutti meglio, questo girava... prima dell'Unità d'Italia in Europa. Questo continua a girare. Ma noi ci abbiamo, ti ripeto, ci abbiamo persone, una classe dirigente che preferisce
stare, tenerla come capoluogo di provincia. Francesco II, mo che sia leggenda o che sia fantasia o sia vero, questo non lo so, ma quando se ne andò via da Napoli, che un commerciante stava vedendo, un commerciante che stava togliendo le bandiere borboniche per mettere quelle Savoia, e disse: eravate, state facendo questo, ma voi siete una capitale, andate alla capitale e diventerete un sottoprefettura di provincia di Torino. Sarà stato vero o sarà stato falso, non lo so quello che ha detto, però è stato profetico. È vero e verosimile. E contando così è diventato. E così è successo, certo. Così è successo. Ma per esempio, tornando molto indietro, tornando addirittura al 300, noi abbiamo avuto un anno a Napoli, il 1308, nel quale hanno lavorato insieme nella nostra città, il che dimostra la potenza che aveva Napoli all'epoca, i tre più grandi pittori del mondo dell'epoca, che erano Simone Martini, che ha fondato la scuola senese, Giotto, che ha fondato la scuola fiorentina dalla quale è nato il Rinascimento, e poi Bernardo Cavallino, che ha fondato la scuola romana. Questi tre pittori hanno lavorato insieme a Napoli. In qualsiasi città del mondo si celebrerebbe questo evento, non so, l'8, il 58, il 500° anno, e a Napoli ce lo diciamo tra di noi, tra pochi intimi, ecco, io lo sto dicendo adesso, ma non è una cosa risaputa. Però e anche... a Napoli ci sono opere importantissime di Giotto, e anche questo viene proprio veramente viene sottaciuto in una maniera incredibile. Ci sono tre crocifissi di Giotto nel convento di Santa Chiara, non nella chiesa, perché Giotto non ha lavorato nella chiesa, ha lavorato nel convento. Uno di questi tre crocifissi sta nel coro e gli altri due sono nel, ma sono tutti e tre nella zona della chiesa che è chiusa, che fa parte del degli ambienti della clausura, quindi. Però in qualsiasi città del mondo si troverebbe un accordo con la chiesa, con i preti che vivono in quell'ambiente, si direbbe tre volte la settimana, due volte la settimana, due ore la mattina, ma facciamoli vedere questi affreschi, perché sarebbero un'attrazione sconvolgente. E invece sai come funziona la cosa? C'è un'associazione che ogni 2-3 anni organizza delle visite guidate per far vedere questi tre affreschi, che sono di una bellezza straziante, intendiamoci. Io ne ho visti due e proprio lasciano senza fiato. E questa associazione, non è che quando questa associazione organizza queste visite viene fatto un annuncio sui giornali, no, si passa una locandina così tra amico e amico, e viene quasi sospetto che se la giochino tra di loro questa cosa, senza neanche... Ma perché? Una cosa del genere sarebbe un'attrattiva terribile. E poi Giotto mica ha lavorato solo nella chiesa di Santa Chiara, Giotto ha lavorato anche nel Maschiangioino. È vero che le opere di Giotto al Maschiangioino sono state scalpellate nel 500, perché nel 500, quando si afferma il Rinascimento, la pittura gotica viene considerata pittura barbara, non è colpa di nessuno, il gusto dell'epoca era questo. Per fare posto a nuove opere vengono scalpellate quelle gotiche. Però nella cappella del Maschiangioino le decorazioni attorno alle finestre sono ancora quelle originarie. Cioè, anche questo in una qualsiasi città del mondo se lo venderebbero. Noi invece, ecco, ce lo stiamo dicendo tra di noi, e quelle persone alle quali lo dico cascano quasi dalle nuvole. Tempo fa, circa 15 anni fa, vennero trovati i frammenti di uno di questi due affreschi di Giotto, che erano i quattro evangelisti, che stavano nella sala che oggi viene chiamata Sala dei Baroni. Furono scalpellati e furono buttati in un pozzo del castello. Furono ritrovati casualmente durante certi lavori di ristrutturazione. Ora, stiamo parlando di frammenti di un affresco di Giotto. Furono esposti 10-15 giorni in una sala del Maschiangioino, poi sono spariti, non si sa neanche dove stanno. Cioè, anche se uno oggi li volesse vedere, non,
non saprebbe dove andarli a vedere. E all'epoca c'era un mio carissimo amico che si chiama Pablo Visconti, che era ed è tuttora un appassionato di storia, di arte, uno che vive nei libri, dirigeva la biblioteca del Maschio Angioino, che mi chiamò Enrico, corri, perché se non li vedi ora non li vedi più. E io corsi al Maschio Angioino e semmo un'ora a guardare questi frammenti, perché avevano conservato, Claudio, il colore originale del 300 o insomma del 400. Oggi quando tu vedi un affresco gotico vedi una cosa con dei bordeaux scura. No, non è così, erano brillantissimi, il verde era un verde brillante, l'azzurro era un azzurro brillante, erano dei colori brillantissimi, almeno come testimonianza, da qualche parte dovevano essere esposti, invece sono stati messi in qualche deposito, chissà. Tutto questo è sempre la stessa musica, Claudio. Cioè, se uno di noi si fosse trovato in un posto di responsabilità in quel momento, ma questa notizia avrebbe fatto il giro del mondo. E invece è andata così. Come? Vabbè, lo sappiamo perché è andata così, è inutile, cioè, è inutile ripeterlo, però è inutile avvilirsi fino a quando ma tant'è vero, Claudio, non ci avvediamo, tant'è vero che siamo qui senso che figura di ripeterci, non bisogna ripeterlo più possibile fino a quando ci sarà questo status quo, inutile che stiamo a discutere, perché ti ripeto, c'è anche da dire che il napoletano antropologicamente, siccome ha una storia antichissima, è la storia, te l'ho detto, come disse Pasolini, è una sacca della storia dell'uomo, tutto gli scivola addosso, quindi per lui tutto è normale, avere Giotto come Caravaggio, perché la sua essenza è così enorme, così grande, che tutto per lui è normale. Anche dal punto di vista antropologico è questo. Ma il problema grosso è politico, dirigenziale, non è che stiamo a discutere di questo. E bisogna soltanto incalzarli, perché noi possiamo andare a vedere, per esempio, molti dicono che il quadro più bello di Caravaggio sta alla quadreria della Misericordia, no? Ma perché è privato quello. Però si vede, per fortuna, ce lo fanno vedere, non lo hanno chiuso. No, noi dobbiamo ringraziare. Quello è un altro piccolo gioiellino, il Piemonte della Misericordia. Ci stanno delle cose là dentro. Ma poi ti ripeto... Anche la Pinacoteca del Piemonte della Misericordia... Mi dice sempre Adriana Dragoni che soltanto negli scantinati dei grandi musei napoletani, quello che ci sta, si potrebbero aprire altri 10 musei che stanno lì accantonati. Sì. Per non parlare di quello che si sono portati i Savoia che stanno sopra, molte nostre opere hanno arricchito la vigaria, cioè i palazzi reali, i palazzi del piemontesi, i palazzi del governo italiano. Ecco, noi siamo pieni, cioè, quindi veramente si potrebbe, per non parlare di aprire l'archivio del San Pietro a Maiella e Girolamino a livello musicale e teatrale. Cioè il mondo si fermerebbe, perché per 20 anni tutti gli studiosi, i musicologi, gli artisti mondiali verrebbero qui a studiare quegli spartiti. Va bene così, dando meno male che sta là. E quindi, no, ma la cosa che conforta, Claudio, è che questa roba non può sparire. Franceschini ci sta provando, ogni tanto vuole portare qualcosa nella sua Romagna, Comacchio. Non può sparire questa roba, è lì. Bisogna solo aspettare qualcuno che sappia. Bisogna essere vigili. Senti, Enrico, ma non si può, cioè pure il 700, sono qua veramente, finiamo a mezzanotte, però non si può non accennare ai pregi di Capodimonte, le ceramiche. Sì. La fabbrica di ceramica di Capodimonte esiste ancora. E gli edifici esistono ancora. Fu costruita contemporaneamente alla realizzazione del Palazzo Reale. Il Palazzo Reale fu costruito da un architetto palermitano che si chiamava Giovanni Antonio Medrano, mentre il parco fu iniziato ovviamente da Ferdinando Sanfelice, che era l'architetto, come abbiamo detto prima, preferito della nobiltà. E Ferdinando Sanfelice costruì anche il villaggio
degli operai, perché la comunità degli operai della ceramica era, come la comunità degli operai di San Lenzo, una comunità a sé stante. Avevano tutto, vivevano proprio nel cuore del parco. Oggi questi edifici sono stati riadattati a scuola, c'è una scuola nella quale si insegna la lavorazione della ceramica, l'Istituto Caselli. E quindi questi operai non potevano sposarsi al di fuori di quell'ambiente, o per meglio dire potevano farlo, ma solo con dei permessi particolari, perché c'erano dei segreti enormi nella lavorazione della ceramica. E all'epoca tutte le fabbriche di ceramica avevano i loro segreti, ed esisteva proprio un vero e proprio sistema di spionaggio per andare a carpire questi segreti delle altre fabbriche. Quindi era necessario tenere tutta la comunità chiusa a sé stante, e addirittura anche gli ingegneri, perché poi quelli che facevano le scoperte per rendere particolarmente pregiate le ceramiche erano gli ingegneri. E quell'edificio, con la chiesa vicina, che è, come ho detto prima, la chiesa di Sant'Antonio a Capodimonte, è stato tutto realizzato da Ferdinando Sanfelice. Nella chiesa di Sant'Antonio di Capodimonte, che recentemente è stata finalmente restaurata e riaperta, c'era un quadro meraviglioso di Francesco Solimena, che però è stato giustamente e opportunamente portato al museo, nella Pinacoteca. La Pinacoteca, Claudio, è importantissima. Iniziamo dal Simone Martini e arriviamo fino ai grandi pittori del 600 e del 700. Fare un elenco delle opere che sono a Capodimonte è praticamente, non basta una trasmissione. Abbiamo ricordato la volta scorsa la statua della madre di Napoleone Bonaparte, opera del Canova, che oggi è stata opportunamente valorizzata dal nuovo direttore, che, tanto per cambiare, ovviamente non è italiano, perché altrimenti non avrebbe fatto una cosa del genere. E poi abbiamo ricordato il quadro del Caravaggio, il Cristo alla colonna, di fronte al quale è stato messo il quadro del suo più discepolo, che era Battistello Caracciolo. Stesso tema, però ovviamente elaborato in maniera diversa. E poi c'è tutto il resto, tutti gli altri, Francesco Solimena, Luca Giordano, Massimo Stanzione, ci sono tutti. E dobbiamo dedicare qualcosa di particolare al Museo di Capodimonte. Io però direi, per il momento abbiamo detto l'architetto che ha cominciato i lavori, poi i lavori sono durati quasi 100 anni, abbiamo detto chi è l'architetto che ha iniziato il parco, abbiamo anche detto che poi Ferdinando Sanfelice morì abbastanza giovane, e il parco è stato completato da Domenico Antonio Vaccaro, che è l'architetto che ha costruito la palazzina di fronte, che è bellissima, tra l'altro pare che sia il parco più grande d'Europa quello, ma è enorme. Nel cuore, nel centro di questo parco c'è una serra spettacolare che è stata costruita nel 700 ed ha ancora l'aspetto settecentesco, la mi sembra che si chiama Orangeria, nella quale venivano coltivati tutti i frutti, insomma, che venivano utilizzati dalla... Sì, poi c'era molta, poi nacque la facoltà di creare, quindi con Ferdinando soprattutto nacquero la tecnologia, la sperimentazione a livello gastronomico, e quindi le nuove tecnologie applicate all'agricoltura. Quindi non dimentichiamo che nasce la pasta di grano duro, quindi c'erano sperimentazioni continue. Poi c'erano soprattutto anche negli allevamenti, quelli di cavalli, si stava troppo avanti, per poi arrivare pure all'orto botanico, no? Un altro gioiellino quello. E via, certo, via. L'orto botanico, sì. E quindi a questo punto dove arriviamo? All'inizio dell'Ottocento? A questo punto arriviamo, facciamo un bel salto nell'Ottocento, perché altrimenti non chiudiamo più.
Nell'Ottocento cosa succede, Claudio? In tutto il mondo occidentale, incomincia ad affermarsi, a serpeggiare un'insofferenza verso la figura chiusa. Cioè, questo vale sia per la letteratura sia per le arti figurative. Da quando era ripartita l'attività artistica nel 1200, si era utilizzata sempre la figura chiusa, ma fu così anche nell'antichità veramente. Solo verso la fine dell'antichità, gli artisti cominciarono a vivere questa insofferenza per la figura chiusa e cominciarono le grandi sperimentazioni bizantine. Alla fine dell'Ottocento, in tutto il mondo, si comincia a capire che oramai all'interno della figura con i contorni, parliamo solo delle arti figurative, se no siamo pazzi, perché la stessa cosa vale per la musica, vale per la poesia. Verso la fine dell'Ottocento, si rompe il verso, non si ha più il verso, con la rima o con il numero di sillabe, si va verso il verso libero. Ma la stessa cosa succede in pittura. E in tutto questo, qual è il movimento napoletano che interpreta questa esigenza, questa voglia di uscire dalla figura chiusa, di non fare più le figure con i contorni belli netti? È la nostra scuola di Posillipo, che esisteva sicuramente già ed era anche abbastanza diffusa nella prima metà dell'Ottocento, ma nella seconda metà dell'Ottocento diventa una vera e propria scuola con maestri, con esperti che lavorano, che studiano, che approfondiscono. Nella prima metà dell'Ottocento era più che altro una forma di pittura fatta d'uso e consumo dei turisti. Invece poi col tempo si comincia a studiare, ad approfondire, e questo movimento è la parte napoletana di questo grande movimento che attraversa tutta l'Europa, e che si sviluppa dappertutto. Ma da questa fase di incubazione, da questo grande desiderio, da questa esigenza che sentono tutti gli artisti di tutta l'Europa di uscire dalla figura chiusa, dopo un periodo di incubazione che dura 20-30 anni, si esce finalmente, definitivamente, si rompe con la figura chiusa. È una cosa che succede quasi, quasi di getto, e nascono le cosiddette avanguardie storiche. Le prime due avanguardie sono, come è noto, il cubismo e il futurismo, che nascono a distanza di pochi mesi l'una dall'altra. Forse il cubismo nasce un poco prima e il futurismo nasce con il famoso manifesto di Marinetti. Ma in questo movimento, che è l'avanguardia storica italiana del futurismo, è vero che Marinetti era milanese, ma Napoli svolge un ruolo importantissimo. Non ci dimentichiamo mai che il braccio destro di Marinetti era Cangiullo, e che il vero animatore, l'organizzatore, quello che andava in giro a cercare i giovani, che organizzava le serate, l'organizzatore, il movimentatore di questo movimento è stato Cangiullo. Cangiullo fino alla fine, fino agli ultimi giorni della sua vita, stava ancora, a pubblicare riviste, cercando giovani da promuovere. E il futurismo, fra tutte le avanguardie storiche, è stato quello che è durato senz'altro di più. Addirittura ha avuto tre generazioni, mentre le altre avanguardie o hanno avuto solo la prima generazione, o al massimo hanno avuto una generazione dopo la prima guerra mondiale, come è stato il caso dell'espressionismo. Il futurismo arriva fino ai giorni nostri, e la seconda e la terza ondata, la seconda e la terza generazione, sono pieni, pieni di napoletani. Napoletani che fanno cose stupende. Consiglio a chi ci sta ascoltando di andare semplicemente su internet a guardare i quadri di Emilio Buccafusca, uno dei grandi protagonisti dell'aeropittura. Sono quadri, i A guardare. quadri di Emilio Buccafusca. Buccafusca Ah. è stato un pittore futurista, diciamo, della seconda generazione. Che è stato un grande, non è stato l'inventore dell'aeropittura, ma sicuramente è stato quello che l'ha trasformata in
in una forma di pittura estremamente drammatica, intensissima. Anche qui i pittori napoletani danno un'anima, danno un corpo, danno uno spessore diverso danno la napoletanità al futurismo. Ma a parte Emilio Buccafusco, poi c'è un altro gruppo di futuristi napoletani, mi sembra che si chiamano circumvisionisti. Comunque c'è questa seconda generazione di artisti, uno importantissimo è stato Fortunato De Pero, che era di Salerno ma poi sostanzialmente lavorò a Napoli, e quindi Napoli è stata protagonista ancora all'inizio del secolo, non è stata una città che ha vissuto tutto il periodo dell'avanguardia, della ricerca da spettatrice. E ti dicevo che gli artisti futuristi sono arrivati fino ai giorni nostri, i futuristi napoletani, perché c'è stata addirittura una terza generazione. I più importanti di questa terza generazione sono stati uno scultore favoloso che si chiama Guglielmo Roversen, si chiamava perché una decina di anni fa, una quindicina d'anni fa forse, è morto, e poi l'altro, un grandissimo pittore che si chiamava Vittorio Piscopo, che io da ragazzo ho conosciuto, li ho frequentati, anzi ho anche forse qua, forse in un'altra stanza, qualche opera che mi hanno regalato. E quindi Napoli è stata una grande protagonista anche nel Novecento, ma poi quando le avanguardie si rielaborano con tutta una serie di nuove tendenze, di nuovi orientamenti, e nascono le cosiddette neoavanguardie alla fine degli anni 50, negli anni 60, anche lì Napoli è stata una grande protagonista. Noi abbiamo avuto artisti, alcuni ancora vivi, come Peppe Desiato, che hanno fatto opere importantissime, ma anche Augusto Perez, per esempio. Augusto Perez è stato uno dei più importanti scultori italiani, era di Messina ma era napoletano, ecco, come tanti stranieri che vengono a Napoli da giovani e diventano napoletani. Nelle altre città, artisti molto meno importanti di lui e molto meno bravi di lui hanno il museo. Augusto Perez, devi girare, devi andare a vedere, un'opera sua sta all'Accademia, un'altra opera sua sta esposta senza neanche un cartello che indichi la cosa. Se tu lo sai, vai al Castel dell'Ovo e ad un certo punto c'è quest'opera di Augusto Perez in una nicchia. Però non sa scritto che è di Augusto Perez, devi saperlo. E insomma, anche in questo periodo. E poi altro grandissimo artista degli anni 60-70 è stato sicuramente Stelio Maria Martini, che però fortunatamente si sta cominciando a lavorare su di lui. Luciano Caruso, insomma, abbiamo avuto anche fino ai giorni... Enrico, sai qual è che se dovessimo aprire a Napoli un museo per ogni artista, forse non basterebbe tutto il Vesuvio. Sì, non basterebbero, ma bisognerebbe farlo. Abbiamo il Palazzo dei Poveri, ma guarda che Perez merita un museo assolutamente, Claudio. Perez, io non sono un esperto, non sono un esperto come te, non posso giudicare, però mi fido di quello che dici. Quando andremo in giro e ti farò vedere qualcosa di Perez, guarda, però mi fido di quello che dici. Però puoi anche guardare su internet. Sì, come se, no, essendo un'arte molto, molto, essendo delle opere molto intense, molto drammatiche, molto vissute proprio, dove la materia viene molto elaborata, dal vivo fanno tutto un altro effetto. Però un'idea te la puoi cominciare a fare da internet. Anche, per esempio, puoi guardare anche Peppe Desiato da internet. Però dal vivo è tutta un'altra cosa. Noi poi sai che possiamo fare? Ci andiamo a fare un giro quando tu vieni a Napoli, andiamo al Castel Sant'Elmo, l'ultimo piano di Castel Sant'Elmo è stato adattato a Museo dell'Arte Contemporanea. L'ho visto. Se lo andiamo a vedere insieme, io ti faccio notare le cose più...
e lì, lì c'è un beh, certo, quando c'hai una guida, ti ripeto, noi spesso ci affidiamo a Adriana Dragoni che ci ha fatto da cicerone più volte a Capodimonte e quindi quelle cose che, di cui io sono ignorante d'arte, per carità, ma mi interessa più che altro legato alla storia, quindi collegarla al territorio, alla storia di Napoli, alla storia nostra, quindi non mi permetterei proprio di poter giudicare quello che tu dici, perché posso solo ascoltare, non sono un esperto, però mi rendo conto che quando c'è qualcuno che ti spiega le cose, non so perché, hanno un sapore diverso. Hanno un sapore diverso, sì, assumono tutto un altro aspetto, certo. E quindi anche perché l'arte contemporanea, come è sempre stato così, era così nel 600, nel 700, nell'800 non ne parliamo proprio, è piena di tanti artisti che sono famosi in quel momento per un motivo politico, per un colpo di fortuna. Poi devi vedere chi resta, però. Per un critico buono, poi ultimamente la politica in Italia succedeva anche, Claudio, questo succedeva anche nel 600, tantissimi, ho capito, però attenzione, prima i mecenati, soprattutto i sangue blu, i mecenati avevano comunque una competenza superiore a quella di oggi, avevano una competenza e una cultura fuori del comune, per carità, sapevano distinguere. Se tu vieni a Sessaurunga ci sta il famoso quadro di Agostino Nifo, dove l'imperatore Carlo V si tolse il cappello, è l'unica persona con cui si toglieva il cappello, perché l'imperatore Carlo V sapeva che di fronte agli uomini veramente di grande cultura bisognava era il momento in cui l'imperatore si poteva togliere il cappello. La corona. Quindi parliamo di un altro livello, oggi lasciamo perdere. Oggi mi dispiace, oggi è tutto troppo clientelare, la politica ha distrutto tutto, più che la politica, la partitocrazia ha distrutto tutto. Si fa carriera, ma in tutto ormai, nella musica, nel teatro, nel cinema. Se tu ci fai caso, vedi i cinema, i film di oggi, sono sempre gli stessi che recitano, sempre le stesse tematiche. Una noia mortale, nel teatro questo contemporaneo non si può guardare, cosa assurda. Comunque questo abbiamo fatto già con Giorgio Mennoia, con altri artisti dal punto di vista teatrale, abbiamo parlato di questo, ma in tutta l'arte succede questo. Poi, come dici tu, il tempo è galantuomo. Sì, il tempo screma. Ma però diciamo che pure il futurismo, pure Marinetti, non è che a me mi piaceva, alcune sue affermazioni non è che mi hanno fatto impazzire, perché Marinetti diceva sempre che era così presuntuoso di quello che lui faceva, che praticamente diceva che se qualcuno non capiva quello che lui stava rappresentando era colpa di chi guardava, non sua. Per me, per esempio, un libro, un'opera d'arte, un'opera teatrale, un pezzo musicale, qualsiasi cosa che si manifesta nell'arte appartiene a chi la adopera, a chi ne usufruisce, non a chi la fa. Sarà puro banale, però. Ma Marinetti era un provocatore, può essere che diceva questa cosa come provocazione, ma nella sostanza il suo comportamento non era così, diciamo, classista. Poi Marinetti è uno, i futuristi sono stati tanti, hanno fatto opere, altri hanno fatto opere veramente suggestive. Hanno segnato un'epoca. Il tempo è galantuomo, ma sta già facendo il galantuomo con gli artisti degli anni 50 e degli anni 60, sai, Claudio? Già sta cominciando a scremare quel periodo lì, e poi si scremerà anche il presente, ma sarà inevitabile. Sì, ma è così in tutto. Enrico, niente, noi abbiamo concluso questo trittico. Sì, questo trittico di fuoco. Poi mentre tu parlavi mi venivano in mente altre cose, dovevamo parlare di Pietro. Mamma mia, quante altre cose, Claudio. Dovevamo parlare di Pietro Grotta, delle tombe di Leopardi e di Virgilio. Non finiamo più. Sì. Non finiamo più. Abbiamo accennato queste cose in coda. Comunque lo avremo modo, tanto lo sappiamo che quello che stiamo facendo lo stiamo facendo per divertimento. Enrico, quando hai voglia di fare una cosa mi chiami, lo sai come hai fatto Mocato, devo fare questo, lo facciamo, qual è il problema? sì, ma il lavoro è cominciato e adesso questo ormai siamo a fine inizio dell'estate, fra poco sospenderemo le trasmissioni e riprenderemo a settembre, cercheremo di fare cose nuove che ci piace e ci divertono. Quest'estate ci vediamo, ci incontriamo, ma figurati, se vieni dalla mia parte ho qualcosa da farti vedere,
Hai visto quella chiesa rupestre che ho mandato? Quella, sì, gli affreschi. Sì, lo so che c'è parecchio da... Da me c'è parecchio. E ci programmiamo delle belle cose anche per la nuova stagione. Comunque questo discorso andava fatto e va fatto, ed anzi è una cosa sulla quale dobbiamo, ma tu già lo stai facendo da tantissimo tempo per la verità, è una cosa sulla quale dobbiamo battere, perché dimostrare l'importanza, la centralità di Napoli da sempre, da quando è nata questa città, comunque è importante, è una forma quasi di giustizia, e allora, dobbiamo restituire qualcosa, Enrico, a questa città. Enrico, Napoli ancora oggi è l'unica città al mondo che produce cultura, e lo ha dimostrato in queste tre chiacchierate, anche dimostrato tu in queste tre chiacchierate che abbiamo fatto, dove fin dalla sua nascita, non soltanto dal punto di vista storico, ma anche artistico e culturale, qualsiasi movimento è nato nel mondo, è nato a Napoli, è nato nel mondo, arriva a Napoli e Napoli la produce o la riproduce. Non so, Firenze è importante. Napoli lo rielabora. Firenze può essere... No, ma poi nasce dalla sua napoletanità, dalla sua impronta, dalla sua personalità, quindi dalla sua cultura. Però in tutte le fasi, quindi Napoli, non so, Firenze per il Rinascimento, un'altra città per un altro periodo, Napoli in tutte le fasi storiche, fin dall'antichità, ha dato la sua voce. Nessuna città al mondo l'ha fatta. Nessuna città al mondo l'ha fatta. O la principale protagonista o una delle protagoniste. Però l'ha data la sua voce, con la sua impronta, sì. Come hai detto tu, il bizantinismo napoletano è diverso da quello di Ravenna o di quello di Costantinopoli, il Rinascimento napoletano è diverso da quell'altro, il barocco napoletano è diverso. Ha dato la sua impronta in qualsiasi epoca storica. Quindi tutto quello che altri, per esempio, tutto quello che altri hanno fatto, Napoli l'ha fatto in maniera napoletana. Ma poi soprattutto fa tutto anche oggi nell'arte moderna. Ti ho mandato quel documentario sulla street art, hai visto? Pure sì, oggi. Io sugli artisti della street art ho una mia idea. Però per farti capire dove vengono qua. No, ma sono bravissimi. Però io a questi artisti che sono così bravi nel fare le cose, eviterei di farli parlare. Perché loro parlano con quello che fanno. Sono d'accordo. Non c'è bisogno poi di farli parlare, perché quando parlano dicono delle cose che alla fine sembra quasi che sminuiscono il lavoro che hanno prodotto. Ma tu lo sai che c'è la moda oggi che bisogna tutto spiegare, argomentare e fatto. No, trovo che sono talmente bravi, che sono talmente talentuosi, che quello che fanno parla da solo. Quando poi li fai parlare... E anche loro, poverini, non vorrebbero parlare, sono costretti a farlo e finiscono col dire delle cose un po' scontate, Claudio. Sì, banali, come i calciatori quando fanno l'intervista post partita. Non volevo usare questo termine, ma è proprio così. Ma no, mica per colpa dei calciatori, che alla fine loro... Io ho giocato a pallone 20 anni, quando hai finito di giocare a pallone la partita puoi solo andartene, sei costretto a dire delle stupidaggini perché piace ma loro figurati quante volte lo dico, e quando trovi qualcuno che vuole dire una cosa diversa lo zittiscono subito, ma no, anzi non per i calciatori, figurati, sono costretti a recitare quel ruolo. Il fatto è anche questo, per esempio Napoli nella sua storia in tutti i campi ha sempre parlato per la sua essenza, per quello che fa, hai capito? A Napoli si è sempre detto bisogna parlare poco e fare. E Napoli l'ha sempre fatto, sempre. Sì. E quindi non deve spiegare nulla. Chi capisce, non capisce, non capisce, non c'è problema. Niente, Enrico, io ti saluto, ti ringrazio. Come no, sono io che ringrazio te, perché abbiamo fatto delle chiacchierate bellissime. Penso che chi ci ha ascoltato ha avuto quasi l'impressione di essere seduto insieme a noi. Troppo buono, grazie. Io non starei mai a finire di ascoltare arte, cultura, poi ad ascoltarti, perché ha una capacità di comunicativa molto, molto, molto efficace e soprattutto molto penetrante. Parli come scrivi. Mi sento inferiore rispetto ad alcuni tuoi ospiti fissi e cerco nel mio piccolo di raggiungere il loro livello. No. Certo, qualche volta di questo mi andrebbe di fare una trasmissione con te sentendoti parlare napoletano, però. No. È difficile. Non,
Non lo parlo bene il napoletano. Ah, ecco. Faccio ridere quando parlo il napoletano. Va bene. Senti, però continuiamo con le newsletter, Sì. perché tanti Sì. argomenti ai quali abbiamo appena accennato possono essere spinti un poco oltre sulla pagina scritta. Per esempio, tu l'altra Enrico, volta qua. hai detto una cosa bellissima di questo percorso che fanno dai Vergini al cimitero delle Fontanelle. No, da. E No, il cosa? Da. Il Miglio Sacro. Il Miglio Sacro che parte dalle catacombe di San Gennaro e finisce a Porta San Gennaro facendo tutta la sanità. Sì, più o meno sì, ricordavo Sì. qualcosa del genere. È bellissimo, valla a fare, Enrico. No, lo voglio fare e poi dopo nel prossimo ciclo lo commenteremo. Lo Però sai che intanto possiamo fare? Siccome tu sei un esperto, lo potresti fare. Quando l'hai fatto, ce lo spieghi. sì, no, io sai che sto facendo, Claudio, ho cominciato già e penso che anche questo lavoro te lo posso mandare entro 2 o 3 giorni. Quando vuoi. Sto facendo, lo sto facendo per iscritto, cioè utilizzando tutti i pezzi che avevo già preparato sui singoli monumenti, li sto mettendo insieme e sto facendo questo percorso per iscritto. Poi lo farò materialmente Va e lo potremo bene. commentare, Adesso, perché secondo me è adesso. un'esperienza. No, è un'esperienza meravigliosa, posso dirtelo. Ma Sì. bisognerebbe fare pure poi una cosa a parte a San Giovanni a Carbonara, un altro posto Sì, particolare. bisognerebbe proprio Là veramente fa. radiografarla quella chiesa, però sono tante cose, facciamo quello che possiamo. Vabbè, un po' alla volta, tanto alla fine. Ah, Perché sì, certo. tanto, se, ci sta chi fa la collezione di farfalle, chi fa la collezione di francobolli, chi gli piace andare, noi ci piace fare questo e facciamo anche Noi questo. Qual è il facciamo problema? la collezione di video su Napoli. E qual è E il problema? però questi il primo video che abbiamo fatto ha avuto una bella Quale? Quello sulla storia? Sì. stanno avendo una bella vedo Vabbè, parecchie centinaia di ma quello è merito tuo, eh? beh, è il tuo canale che funziona, i contatti. Va È bene. merito tuo. No, ma non ti preoccupare che quello che facciamo che non piace non viene visto. Stai tranquillo. Non viene visto. Adesso ci salutiamo, se no mi dici sempre che superiamo troppo i tempi. Ti auguro una buonissima serata. Grazie, altrettanto. Saluto i tuoi E i nostri spettatori, spettatori, i ai nostri nostri, i spettatori. nostri, i nostri spettatori. Li E saluto e li Calamaronna da. E ringrazio per averci seguito anche stasera. come il Alla nostro prossima. motto, Calamaronna t'accumpagna e vivo il re Ah, nuostro. E vivo il re certo. nuostro. Certo.